palloncini e confetti bianchi per dare l'ultimo saluto al piccolo Cocco Campolongo, il bambino di 3 anni ucciso e bruciato a Cassano Ionio insieme al nonno Giuseppe Iannicelli e alla 27enne marocchina Betty Tussa. Un corteo mesto e composto, quello che giovedì mattina è partito dall'abitazione dei genitori di Cocò per raggiungere la chiesa di San Francesco d'Assisi. Le orchidee e le note allegre della banda musicale hanno accompagnato i feretri fino alla chiesa, scortati da alcuni familiari e da mamma Antonia, che, straziata dal dolore, ha stretto al petto la foto del figlio per tutta la cerimonia. In chiesa c'erano anche papà Nicola e le due nonne, insieme ad uno zio, tutti e quattro attualmente detenuti presso il carcere di Castrovillari e autorizzati dal magistrato di sorveglianza a partecipare ai funerali. Massiccio lo schieramento delle forze dell'ordine. Carabinieri, polizia di Stato, guardia di finanza, polizia penitenziaria hanno presidiato il corteo e la cerimonia. Ma la comunità locale, che in massa aveva partecipato alla fiaccolata, giovedì non era presente al completo come forse ci si aspettava. Pesa anche l'assenza della politica sovracomunale. In chiesa ci sono il sindaco Giovanni Papasso, il presidente del Consiglio Comunale, alcuni consiglieri e assessori, leader del Movimento Diritti Civili Franco Corbelli. Le comunità vicine, almeno in veste ufficiale, non ci sono. Toccanti e significative le parole di Don Silvio Renne, che ha officiato la messa insieme al cappellano del carcere di Castrovillari, Don Nicola Arcuri. Dopo tutti gli interventi di questi giorni, ha detto il parroco, ora è il momento di lasciare spazio al silenzio. Non un silenzio omertoso, ma un silenzio contemplativo, capace di produrre progetti concreti per estirpare il male. Un bambino di 3 anni, barbaramente bruciato in una macchina, fa rabbrividire ogni uomo che non ha la mente malata. Qualcosa, questo è un altro passaggio dell'omelia, non ha funzionato neppure nella mente di chi ha perpetrato questo fatto. Il sangue innocente versato da un bimbo serve a far rinsavire chi ha sbagliato, ma serve anche da stimolo a quanti hanno ricevuto da Dio il mandato di educare i fanciulli e a preservarli dal male. Commoventi anche le parole di Don Nicola Arcuri, rivolte soprattutto a mamma Antonia. Cocò sembra dire, se conoscessi il mistero del luogo in cui mi trovo ora non piangeresti, mamma, se mi ami non piangere. Al termine della cerimonia è stata data lettura di un messaggio scritto dai cuginetti del piccolo Cocò. Sei vivo nei nostri cuori e nei nostri animi e lì noi tutti ti custodiremo per sempre. Commosso anche il leader del Movimento Diritti Civili, Franco Corbelli. Ho lasciato Cassano addolorato e con un grande rimpianto, non essere riuscito a salvare quel bambino, dopo averlo fatto scarcerare un anno fa insieme alla sua giovanissima mamma. Questa immane tragedia, ha detto Corbelli, si poteva e si doveva evitare.